E basta, ci siamo rotti le scatole. È da tantissimo tempo che si sta parlando di legalizzare le droghe leggere, di legalizzare la cannabis. È ovvio che prima o poi succederà. Dobbiamo aspettarcelo. E se non è questo il governo, sarà il prossimo ancora. È un po' come le sigarette di contrabbando. Quando lo Stato ha deciso di eliminare il problema delle sigarette di contrabbando, improvvisamente i contrabbandieri di sigarette sono scomparsi totalmente. Vabbè, ok, poi dopo sono diventati gli ex contrabbandieri, sono diventati gli ausiliari del traffico, ma questa è un'altra storia. Non sono nessuno per dire se è giusto o sbagliato, ma da un punto di vista prettamente economico e di gestione statale, credo che prendere potere di un qualcosa di così largo consumo da parte ovviamente dello Stato sia un qualcosa di doveroso e soprattutto remunerativamente conveniente. Sorvoliamo tutti gli aspetti laterali degli studi fatti dove si dice che la cannabis fa bene perché questo, perché quell'altro. Non sono un medico, non ne faccio uso, non ne ho idea. Quello che però credo sia abbastanza intelligente da parte del governo è quella di impossessarsi di un commercio che, indipendentemente dalla sua legalizzazione o no, va avanti da sempre. Mi sembra certe volte di vivere nell'epoca del proibizionismo americano, quando l'alcol non poteva essere consumato. Come ben sapete, in realtà è stato sempre consumato. E che cosa succedeva? Si arricchivano le famiglie malavitose. Quindi, nel momento in cui lo Stato aprirà gli occhi e accetterà di legalizzare una droga, mettiamoci o meno le virgolette, le casse delle famiglie malavitose perderanno centinaia di migliaia di milioni d'euro. Poi a me tutta questa situazione fa davvero ridere. Dei cocainomani che devono decidere se delle droghe leggere possono essere legalizzate. Ah, politici italiani!